Parliamo di sport qui su Radio Radio. Questa è veramente una new entry, perché non è mai capitato in quest'anno e mezzo di parlare di flyboard. E allora lo facciamo con l'istruttore Mattia Lancia. Buonasera Mattia, ben trovato. Buonasera a tutti. Tradotto in italiano sarebbe pedana volante. Ovviamente è uno sport questo molto recente, di cui andremo adesso a raccontare brevemente un po' la storia, almeno dell'introduzione in Italia. Volevo dirvi subito che tutta questa attività viene fatta da Mattia con Flyboard Elite, giusto? Che esattamente. Anche la il logo che è sulla maglietta che hai portato qui nei nostri studi. Lago del Turano, questo è il luogo fisico invece, in provincia di Rieti, dove esercitate e vi esercitate appunto in questo sport, che è uno sport, Mattia, ovviamente, che si fa sull'acqua, ma si fa tra l'acqua, diciamo, e il cielo, mettiamola così, in questa cornice un po' aurea. Sì, è uno sport che nasce nel 2011, arriva in Italia a fine 2012, viene molto velocemente allargato dai vari pochissimi istruttori. Io arrivo personalmente nel 2014 come istruttore, attualmente responsabile del Lazio, e facciamo crescere questo sport. Quindi tu l'hai conosciuto così come praticante? In realtà lo abbiamo conosciuto tramite i social, quindi lì si vedevano i primi video e non si sapeva ancora il nome di questa piattaforma. Poi mano a mano si è sempre più allargata e sono alla fine arrivato a conoscere il nome di questa piattaforma, dove poi scatta la scintilla, scatta l'amore, quindi ti fa fare pazzie. Che cosa si prova? È descrivibile a parole, cosa si prova? Guarda, in realtà l'uomo ha sempre desiderato volare, quindi l'ha desiderato e in pochi lo fanno. Quello che si prova è la libertà più assoluta, quindi il volo libero, senza vincoli. Questo è un pochino quello che posso trasferire, ma chiaramente quello che ognuno prova è molto soggettivo. Quindi l'unica cosa che posso fare è invitarvi a provare, tanto non ci sono assolutamente pericoli, anzi è alla portata di tutti, dai bambini di 10 anni in su. Oh, benissimo, quindi questo è il target più o meno. Sì, sì, non ci sono limiti di età, chiaramente una prestanza fisica adeguata e non problemi fisici particolari, chiaro. Ma è alla portata di chiunque, non ci sono età, non ci sono pericoli, non ci sono limiti, soltanto noi possiamo porci dei limiti. Oh, lo praticate, come raccontavo prima, al Lago del Turano, però precisiamo, Mattia, questo è uno sport in realtà che va benissimo in qualsiasi contesto acquatico, cioè anche il mare andrebbe bene. Assolutamente sì, si può fare al a proposito mare, anzi, dei video, dei video che dicevi prima, no? Io mi ricordo i video che vedevo, erano girati insomma, sì, in America, credo, al mare, insomma. Principalmente nasce in Francia questo sport, oh, bene, quindi poi si è allargato a livello capillare in tutto il globo, però principalmente nasce nei mari della Francia. Dove poi ecco si è svolto anche nelle acque, sia piscine come anche laghi. Ecco, nel nostro caso stiamo in una meraviglia che si trova in provincia di Rieti e è il lago. Si può fare dovunque ci sia l'acqua e uno spazio adeguato. Benissimo, oltre all'emozione, oltre anche al desiderio così di ricongiungersi con questo, come dire, questa esigenza atavica di provare l'esperienza del volo, qualcosa che ci portiamo appresso praticamente da sempre, tempi di Leonardo da Vinci, potremmo dire, c'è anche l'aspetto sportivo. Qualcuno si starà chiedendo che tipo di gare si possono fare, di velocità, non credo, sono gare, diciamo, che confinano tra sport e elemento artistico, elemento estetico. Sì, certo, è la differenza tra gli altri sport, in realtà con questa non c'è, perché è uno sport comunque giudicabile, esatto. Come anche tutti gli altri sport, è uno sport riconosciuto e viene, diciamo, regolamentato da varie federazioni, attualmente è ancora troppo fresco per diciamo normarlo, quindi è uno sport a tutti gli effetti e viene giudicato come anche tutti gli altri sport, quindi la bellezza del volo, i vari trick, le varie evoluzioni e le varie combo, chiamiamole così, perché poi è quello che fa la spettacolarità di questo sport. Fantastico. Allora, e a proposito di queste gare, a proposito dell'elemento sportivo, dobbiamo ricordare che a breve, a metà settembre, ci sarà un evento che vi riguarda molto da vicino, Mattia.
Per l'assurdo sì, perché non ce l'aspettavamo neanche noi, e invece siamo riusciti a organizzare un campionato nazionale proprio nel lago del Turano, nella vallata del Turano, che si svolgerà il 15, 16 e 17 di settembre, proprio a un passo da Roma, alle porte di Roma, quindi il nostro simbolo italiano. Siamo riusciti a portare questo sport nella capitale. È aperto a chiunque, non ci sono né limiti di età, sì, né limiti di distanza, perché appunto siamo vicini. È aperto a chiunque, non ci sono costi. La cosa bella è che in quell'evento ci sarà anche uno show in notturna, quindi ci saranno molti rider che verranno da tutta Italia, porteranno le proprie moto e porteremo uno spettacolo indimenticabile, proprio perché si farà durante la notte. Quindi tutte mute luminose, moto illuminate, getti d'acqua illuminati, sarà, sì, una meraviglia quella sera, la sera del sabato, quindi vi invito a partecipare, perché è uno spettacolo unico e difficile da organizzare. Benissimo, e allora per tutte le informazioni e gli aggiornamenti c'è una pagina Facebook, Flyboard Elite, giusto? Sì, esatto, dove appunto potete raccogliere le informazioni, perciò vi consiglio di seguirla, di cliccare un like su Facebook. In generale, tolto questo evento importantissimo, per il resto, diciamo, dell'anno, quando si può venire a fare una prova? Nei weekend? Allora, sì, d'inverno? Non so, chiedo. Non d'inverno credo, c'è qualche temerario che chiede, che ma okay, l'acqua è certo, quasi impraticabile. Immagino. Quindi i mesi più belli dove praticare questo sport vanno da maggio, sì, fino a settembre, ottobre, ma già va scemando l'attività. Niente, sulla pagina Facebook volevo aggiungere che c'è la possibilità di vedere foto e video e avere varie informazioni, certo, è il nostro mezzo di comunicazione anche per comunicare vari eventi anche esterni alla nostra associazione, e soprattutto lì potete comunicare le vostre prenotazioni o chiedere informazioni allo stesso modo, ma soprattutto vedere prima di chiamare per capire come funziona meglio questo mondo. Perfetto, ragazzi, più facile di così. Allora, un bel like semplicemente sulla pagina Facebook Flyboard Elite. E allora, mi raccomando, anche per questo evento che ci sarà a breve, veramente uno spettacolo anche per gli occhi, seguire assolutamente sì questo evento in notturna, no? Anche magari per chi semplicemente accompagna coloro che parteciperanno. Veramente un evento bellissimo, tra l'altro in una cornice altrettanto bella, che è quella del lago del Turano. In generale, per quanto riguarda le attività di Flyboard Elite, insomma, abbiamo tutti gli ingredienti per fare partecipare ad un'esperienza veramente unica. Partecipate numerosi, ecco, è un evento unico, ripeto. Mi raccomando. Mattia, noi ti ringraziamo e ti auguriamo allora un in bocca al lupo per questo evento e ovviamente per tutto l'anno e le esperienze sportive non che saranno legate a questo flyboard, a questa pedana volante. Grazie Mattia. Grazie a voi.